Ragazzacci del web, un salutone, danno a bacio e bentornati su Minecraft. Molto bene ragazzuoli, bentornati sulla nostra vanilla. Allora, vi starete chiedendo dove ci troviamo, ma ovviamente nella giungla, niente di più e niente di meno. Ovviamente off camera ho lavorato a un po' tutta quanta la zona e ho semplicemente creato un pontile dove poter attraccare con le barche molto semplicemente e un sentierino che collega il pontile alla nostra casa sull'albero. Qui c'è una biforcazione che ci porta al tempio della giungla e l'ho un po' decorata a questa maniera. Questo blocco qua, se vi chiedete cos'è, è corallo morto. Credo che ci stia veramente bene qui per fare i sentieri a questa maniera. Come potete vedere, ho aggiunto anche dei coralli che danno quel tocco di qualcosa in più, non so cosa, però ci stanno. E qui ho fatto una sorta di mini tempio della giungla in miniatura, dove dentro ci ho messo un paio di pecore e un ocelot che ci è spawnato da solo. Infatti ha paurissima di me, scappa da tutte le parti. E l'ho fatto come a significare che questa qui è una zona di passaggio. Ovviamente ci sono degli animali, delle cose, anche uno volesse della lana o del cibo, si può servire qua. Per quanto riguarda la casa, come potete ben notare, ho aggiunto robe. Non quanto alla casa in sé per sé, ma d'intorno all'albero. Ora, da qui forse si vede male. Vediamo un po' se riesco a farvelo vedere per benino da sopra. Allora, partendo dalla base, ho fatto un ingresso all'interno dell'albero che poi si esce fuori, ritorna un po' dentro, si avviluppa un po' tutto l'albero mescolando legno e muretti fino a raggiungere questa piattaforma dove praticamente c'è una salita fatta con le liane che ci consente di raggiungere la casetta. Questo principalmente perché come detto io non ho intenzione di arrivare solo ed esclusivamente alla casa tramite le elitra, ma voglio avere un percorso che mi consenta di arrivare fino in cima tranquillamente anche a piedi, e difatti questo è. Devo dire che tutto quanto non mi dispiace, anzi mi piace parecchio, specialmente il sentiero con i lampioni fatti a quella maniera. Ovviamente ho usato i sea pickle e varie altre cose, oggetti, per poter creare un qualcosa di carino. Mi piace, I like, fatemi sapere la vostra. Detto questo, io direi di tornare bellamente a casa perché vi voglio introdurre al progetto di oggi. Allora, quello che voglio andare a fare oggi è una cosettina che mi potrebbe servire in futuro. È già un po' che ci sto pensando. Non avevo ancora mai trovato, diciamo, la postazione giusta e il momento, però penso che questo sia proprio il momento giusto per farla. Non di qua a nabbo. Dobbiamo, tanto per cominciare, scendere nelle nostre miniere e raggiungere un posto che l'avevo trovato off camera, se mi ricordo dove sta. Ok, avevo messo dei fiori qua, perfetto. Dovremmo andare di qua e a questo punto da questo lato. Qui ci ho pure lasciato del ferro, bravo Pirla. Allora, praticamente da questa parte qui si raggiunge tutta una serie di caverne che io ho già esplorato a suo tempo e che ci ricollegano, se non sbaglio, esattamente qua. T'avevo sentito, sai, pezzettino di schifo, vieni qua, morisci. A questo canyon. Ora, vi chiederete perché sono venuto qui.
Perché dovete sapere che questo canyon qua, o meglio, questo chunk qui e questo chunk qua, questi due chunk, sono degli slime chunk. Semplicemente due attaccati. Ero venuto qua tempo addietro e avevo trovato degli slime, ho controllato ed effettivamente sono degli slime chunk. Da dove? Allora, così è. C'è di fare il ninja, venga. C'è una freccia col suo nome che l'aspetta, forza. Guardalo, guardalo. Una delle prime cose che dovrò andare a fare sarà molto probabilmente terraformare un attimino le pareti del canyon, anche perché vorrei evitare di creare punti di spawn, quindi andrò a togliere tipo questa piattaformina qua, la toglierò, cercherò di lisciare un attimino tutte le pareti e poi andrò a scavare come minimo il primo piano per dare una forma a tutta quanta la farm, che ovviamente sì, quella che voglio fare è una farm di slime, mi sembrava ovvio e scontato. Quindi datemi un po' di tempo e ci vediamo tra un pochetto, direi proprio di sì. Allora ragazzuoli, mi sono portato un attimino avanti, come potete vedere ho illuminato tutta quanta la zona e ho, come dire, piallato un pochettino le pareti. Ora lì ho lasciato del ferro, vabbè, pazienza, in modo e maniera da non come dire, avere delle zone dove i mob su in alto possono spawnare. Lì ho lasciato un buco, fatemelo tappare, ecco fatto. E quello che devo andare a fare adesso è tendenzialmente andare a iniziare a scavare tutta quanta la zona relativa alla farm in sé per sé. Perché ho fatto prima questa cosa qua? In modo da creare una zona dove i mob non possono spawnare, e di conseguenza ho cercato di illuminare tutto quanto il possibile con più torce possibile. Ovviamente le caverne le ho illuminate tutte quante, però non è che le posso illuminare al giorno, parliamoci chiaro, quindi ho cercato di fare un po' per la meglio. Quindi ora direi che mi serve, dov'era la strada? Non mi ricordo più. Dicevo, mi serve il beacon, quindi direi di andare a prenderlo in modo da avere la possibilità di scavare più agevolmente e più velocemente possibile. Ok. Signor beacon, salve, venghi, ho bisogno di lei. Grazie mille, cortesissimo. Questo lo metto qua. Dovete sapere che nella mia Ender Chest mi porto sempre nella qua, esatto, i blocchi per creare il beacon. Quindi, visto che i chunk incriminati dovrebbero essere questo e questo, ok, sono andato a ricontrollare un attimino e mi sono accorto che praticamente il chunk incriminato è solamente questo. Sì, pensavo fossero entrambi, però probabilmente mi sono confuso. Comunque prima l'ho visto passare uno slime, quindi dovrebbe essere questo qui. Ora quindi il beacon a questo punto lo farei qua, 1 2 3 4 5 6 7, ok, e la piramide del beacon l'abbiamo fatta.
L'unica cosa che deve guardare il cielo. Oh mio dio. Quindi prendiamo dei blocchi e andiamo su. Ok. E il B com'è partito? Ora mi serve un pezzettino di ferro per farlo accendere e farmi dare l'effetto. Che dovrei avere pure quello. Perfettissimo. E direi che possiamo iniziare a scavare? Direi proprio di sì. Allora, cortesemente mi dai questo e siamo a posto. Ora con il beacon dovrebbe essere tutto molto più esatto, molto più semplice. Perfetto. Direi di iniziare facendo il contorno del chunk. Salve signor Smeraldo. Tutto a posto? Tutto a posto. E si sbrindellano le pareti, che è una meraviglia ora. Molto bene. E questo diciamo è per quanto riguarda il chunk in questione. Attualmente mi trovo ad altezza 20. Come ben sapete, gli slime spawnano da altezza 40 in giù, più o meno. Quindi quello che dovrò andare a fare sarà bene o male scavare tutta questa zona a più piani e vedere di combinare qualcosa. Quindi ci vediamo tra un pochetto. Vedici. Allora, ragazzuoli, mi sono un attimo portato avanti. Come potete vedere, ho fatto diverse piattaforme di spawn all'interno del chunk e come potete già ben vedere gli slime cominciano già a nascere. Non tantissimi, qualcuno sì, qualcuno no. Ovviamente non è il top di efficienza. Salve, signor slime. Vedo che lei vuol venire a trovarmi subito. Poteva anche evitare. Lo dico per lei, poi faccia le sue cose. Ho messo le jack-o'-lantern e tutto quanto qua intorno in modo da illuminare al meglio tutta la zona. Queste si possono anche togliere. E da creare delle zone dove praticamente possono spawnare solamente gli slime. Ne sento un altro. Dove sei? Dove sei? Eccoti. Salve. Buonasera. Perfetto. Ancora. Eccolo. Venghi. Ora ho il dubbio che fatto alto 2 forse non vada bene, magari lo devo fare alto 3, perché a quanto pare quelli grossi non li ho visti nascere ancora, però boh, vediamo, non lo so, sinceramente non è che abbia bisogno di quantità industriali di slime, parliamoci chiaro. Certo è che più ce n'è e meglio è, Dio ne guardi, però non è che voglia fare una roba come ce l'ho sulla Warcraft, che è veramente troppo OP quella cosetta là. Quando ce n'ho un paio di stacchettini penso che mi possano bastare. Il discorso è questo, qui praticamente le piattaforme di spawn sono quasi ultimate, direi di sì. Quello che ci manca da fare è il sistema di killing e di raccolta drop. Sono cose che posso tranquillamente fare off camera, sono state viste, riviste, non è quello il problema. E visto che comunque sia il video si sta anche facendo un po' troppo lungo, direi che per oggi ci possiamo salutare qua. Detto questo, ragazzacci,
ovviamente ci rimane, mi rimane ancora molto da fare, per l'amore di Dio. Sono tutte cose che posso tranquillamente fare off camera, come detto. E per il prossimo episodio vi prometto che vi faccio vedere il lavoro ultimato con tutto quanto il sistema di killing e di raccolta drop. Fatemi sapere con un commento se ho fatto un lavoro discreto. Io credo di sì. Ora c'è il discorso appunto che i piani alti 2 forse se li facevo 2.5, cioè utilizzavo gli slab al posto dei blocchi, forse era meglio, però vabbè, ce lo faremo andare bene. Detto ciò, ragazzacci, se vi è piaciuto il video invito tutti quanti a lasciare un like, un commento e a condividere su tutti quanti i vostri social, di cui dall'altro trovate me in descrizione. Se non l'aveste ancora fatto, iscrivetevi al canale. Dal abbraccio, un mega salutone al braccio e alla prossima, gente. Ciao ciao!